10 furti di auto nell'ultimo mese ad Ortona e Serre ha creato una sorta di allarme. Qualche auto è stata rubata anche qui in questa piazza, piazza San Francesco. Prese di mira le auto di piccola cilindrata. Comandante, quindi poi siamo arrivati alla soluzione del problema. Sì, dai primi di settembre in poi abbiamo registrato circa 10 furti di auto di piccola cilindrata qui nel centro di Ortona. Abbiamo intensificato la vigilanza, quindi proprio con dei servizi ad hoc per prevenire e reprimere questo tipo di reato, e la collaborazione con i cittadini ha fatto la differenza, perché sabato scorso un solerte cittadino che abita qui in una contrada di Ortona ha segnalato al 112 la presenza di una Fiat Punto che si aggirava con fare sospetto lungo la contrada con a bordo tre persone. La particolarità che ha notato questo cittadino è che quest'auto viaggiava a velocità molto molto bassa e si soffermava nei pressi delle altre macchine parcheggiate. Sul posto è prontamente intervenuta l'autoradio della nostra aliquota radiomobile, che ha intercettato questa Fiat Punto con a bordo queste tre persone. L'auto, anziché fermarsi, ha ingranato la marcia, come si suol dire, e ha cercato di dileguarsi a forte velocità. Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri qui per le campagne di Ortona, fino a quando il veicolo è stato bloccato, e con l'ausilio della pattuglia della stazione carabinieri di Ortona nonché dell'aliquota operativa si è proceduto al controllo degli occupanti. Alla guida c'era una persona già nota alle forze di polizia, un 34enne proveniente da Torre Maggiore in provincia di Foggia, senza documenti. Con lui c'era anche una ragazza sempre dello stesso paese e in particolare un 57enne qui di Ortona, già noto a noi per diversi precedenti. L'autovettura è stata prontamente perquisita sul posto e da bordo sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso, tra cui un dispositivo che si chiama un OBD, che serve per resettare le centraline delle autovetture e per far partire la macchina. Dopodiché c'erano numerosi arnesi atti allo scasso, quindi per forzare i blocchi delle auto e quant'altro, nonché un passamontagna e anche una pistola, una replica, una pistola a giocattolo. Il conducente dell'auto, il 34enne di Torre Maggiore, è rinchiuso nel carcere di Lanciano. Nei suoi confronti una precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Vasto sempre per furti di auto. È anche emerso che non aveva mai conseguito la patente. È stato poi denunciato insieme agli altri due per possesso di arnesi da scasso e porto d'armi improprie.